Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovissimo video, buon inizio settimana. Per me è lunedì, inizio la settimana bella carica perché ho tantissimi impegni, tantissime cose da portare avanti, ma detto questo io parto sempre con tanta motivazione e oggi voglio iniziare questo video preparandomi insieme a voi. Vedete che ho i capelli, praticamente sono truccata, ma ho i capelli un po' alla rinfusa perché mi sono fatta la doccia, li ho asciugati con il phon senza passare nulla, perché oggi vi voglio mostrare, vi metto la clip di un ferro arriccia capelli automatico che mi ha inviato Wikip, un brand che vende tantissimi articoli, tra cui tantissimi accessori per i capelli, quindi per realizzare acconciature, pieghe, ha tantissimi set molto molto belli che possiamo acquistare su Amazon utilizzandoli per le nostre acconciature, quello che vogliamo appunto creare su di noi. E io oggi quindi vi mostro questo arricciacapelli automatico che ruota a 360 gradi e ha la temperatura regolabile, quindi in base al vostro capello. Io ad esempio ho il capello fino, quindi vado a mettere sempre di solito una temperatura di 200 gradi, non di più, perché il mio capello tende comunque a sfibrarsi molto. Posso regolarmi la temperatura ed è una cosa anche che mi piace tantissimo. Anche la possibilità di spegnersi automaticamente, io adesso lo sto attaccando alla presa, di spegnersi automaticamente qualora dimentichiamo di spegnerlo, non deve succedere, ma se uno va di fretta dovesse capitare si spegne da solo, quindi buona cosa. Ovviamente ha la rotazione automatica, quindi tende a fare i capelli mossi in automatico. Il diametro è di 32 mm, quindi io la voglio provare insieme a voi, poi comunque vi metto come sempre il link nel box informazioni qualora la volete acquistare anche voi, perché so che tantissime persone come me amano farsi le acconciature a casa da sole senza andare ogni settimana dal parrucchiere, anche perché io non avrei proprio il tempo, perché con Valeria andare dal parrucchiere 2-3 ore, perché quando si va al parrucchiere è difficile che si esce fuori prima di un'ora e mezza, due. Poi a seconda quello che dobbiamo fare, ma io adesso non lo posso proprio fare, e quindi avere un dispositivo a casa che mi consente comunque di sistemare i miei capelli per me è un grandissimo aiuto. Poi ragazzi, voglio introdurre anche qui su YouTube, perché sapete che su Instagram io tratto moltissimo la sezione beauty, skincare, makeup, anche capelli, cioè un po' di tutto, e alcuni di voi mi hanno detto: perché Federica non lo fai anche su YouTube, che ci farebbe piacere. Anzi, alcuni di voi mi hanno chiesto addirittura di fare qualche cosa di ricetta in cucina, ma io appena potrò farò, introdurrò qualche cosa, ma io non è che sono una chef, quindi cucino semplicemente delle ricette appunto semplici, niente di che. Però se volete comunque anche la condivisione della cucina, qualche cosa ogni tanto introdurrò, oltre alla nostra gran motivazione di pulizie, giardinaggio, eccetera eccetera. Allora, io accendo il ferro arricciacapelli a 100 gradi, come vi ho detto, quindi aspetto un minuto. Vado a dare una pettinata ai miei capelli, che li ho asciugati così, ragazze, quindi ecco qua, che poi io, ragazze, ne prendo tanti perché diciamo che non ho il tempo di mettermi 3 ore, visto che io adesso ho Valeria, che poi si può rotolare sia dalla parte interna che dalla parte esterna, non so se mi sono spiegata. E volendo, quindi io sto facendo varie prove, sto facendo sia col bottoncino per arrotolarlo internamente sia esternamente, faccio un po' in po', vediamo un po' come vengono poi tutti quanti i capelli. Però vi devo dire che mi piace tantissimo, si riscalda con 2 secondi e ecco, cioè, guardate ragazze, fa un boccolo stupendo. Allora ragazze, sto continuando a fare i capelli adesso un po' velocemente, ragazzi, perché oggi pomeriggio devo uscire
che devo fare diverse commissioni, devo pure passare dal tappezziere a ritirare i cuscini del divano che sono pronti, mi ha chiamato venerdì, quindi devo fare diverse gire. Poi oggi, ragazzi, neanche tempo brutto, sta piovizzicando. Mi vedete a maniche corte? L'altra volta una di voi mi ha detto: Federica, ma spesso ti vedo a maniche corte. Sono a maniche corte, ragazze, perché ho il termocamino acceso, lo accendo dalla mattina per Valeria perché devo avere sempre una certa temperatura in casa e vi dico che io ho caldo, però per lei devo tenere acceso perché mi deve rimanere comunque calda e quindi devo comunque accendere presto la mattina. Però mi veniva da ridere perché dice: Federica, ma sei a maniche corte, ma è caldo. Cioè, guardate ragazze che bel boccoletto che esce fuori, veramente bello. Ragazzi, ho terminato l'acconciatura, oggi l'illuminazione non è granché, spero che riuscite a vedere i boccoli molto naturali, quindi non quel risultato troppo da regina Elisabetta. Quindi mi è piaciuto tantissimo questo ferro a riccia capelli e ve lo consiglio. E quindi trovate il link nel box informazioni. Io ora faccio mangiare Valeria perché si è svegliata e poi nel pomeriggio dovrò uscire e quindi poi domani proseguirò il video con altre cosette molto interessanti, ma non vi anticipo nulla e niente, quindi ci aggiorniamo molto presto. Siamo al giorno successivo, ragazze, sono le 10, io sono appena ritornata, sono stata a fare i vaccini a Valeria, il suo primo vaccino, in realtà due vaccini, che comprendono una serie di prevenzione per una serie di malattie, ma non vi dico, ragazze, io non lo sapevo che venivano fatte due punture contemporaneamente e poi le punture erano enormi, cioè come quelle degli adulti sulle cosce della bimba. Il dottore mi ha detto: appena piange perché piangerà, lei la prenda subito in braccio e la consoli. Cioè, vi dico, ragazzi, un urlo, mi è rimasta senza fiato, ancora mi devo riprendere. Cioè, poi lui mi ha detto: soffiagli in faccia, perché quando rimangono senza fiato per il troppo pianto riprendono subito a respirare. Infatti così ho fatto, però vi dico, ragazze, cioè è come se mi hanno dato una pugnalata a vederla così e mi devo ancora riprendere. Infatti adesso sto facendo delle piccole cose di routine, intanto la devo tenere monitorata perché per 48 ore potrebbe avere delle piccole reazioni, non lo so, io mi auguro che non ha nessun tipo di reazione, anche se le ragazze del corso, del gruppo, qualcuna mi ha detto che ha avuto delle reazioni, altre no, quindi potrebbe magari, non so, venirgli un po' di febbre, un po' di irritazione, il bozzetto dove sono state fatte le punture, insomma la devo adesso tenere monitorata. E comunque nel frattempo continuo anche a registrare in alcuni lassi di tempo, perché oggi vi voglio mostrare pure un prodotto che ho testato la settimana scorsa e che mi è piaciuto tantissimo. Ho fatto una zona di casa, la terrazza, però voglio fare adesso, mi sono lasciata da fare tutti i pavimenti intorno casa per mostrarlo a voi, perché ho detto: se mi piace vi voglio mostrare questo prodotto per i pavimenti, che poi in realtà è sia per gli interni che per gli esterni, ma io, dato che voglio comunque pulire e allo stesso tempo proteggere i pavimenti esterni dagli agenti atmosferici, vederli in un certo modo, ho deciso di acquistare questo prodotto per fare questo trattamento, quindi ci aggiorniamo tra un po'. Allora, ragazzi, vi mostro il prodotto in questione, è questo qua, si chiama Belgrass pulizia frequente detergente rigenerante. Questo io l'ho preso perché è particolarmente indicato per i grass porcellanari, visto che io ce l'ho sia internamente che esternamente, insomma ho voluto prendere un prodotto specifico. Adesso vi leggo un attimino anche la descrizione del prodotto e vi spiego meglio. Allora, cosa fa? Usato regolarmente, pulisce la superficie del grass porcellanato naturale e lucido, ideale per mantenere la protezione e lucidatura al tipo di lucido, levigato e lappato. Non contiene resine, non lascia aloni, non opacizza. La particolare formula idroalcolica pH neutro garantisce pulizia profonda e non aggressiva. Evita l'ingrigimento o l'invecchiamento della piastrella. Cioè, ragazze, è ottimo, io l'ho provato qui
nella terrazza di entrata e mi è piaciuto tantissimo. Allora, vi dico anche come si usa: per la pulizia frequente o ordinaria, diluire Bel Grass al 2/3% in acqua pulita, che corrisponde a mezzo bicchiere in 5 litri. Versare sulla superficie, azionare con una mop o con un panno in microfibra. Non è necessario risciacquare. Se invece dobbiamo fare una pulizia straordinaria, si utilizza puro o diluito in acqua. Frizionare con la spugna abrasiva medio dura su piastrelle a finitura naturale e risciacquare con acqua pulita. Frizionare con una spugna abrasiva morbida su piastrelle lucide e matte, asportare i residui risciacquando con acqua pulita. Ma io, ragazze, ho intenzione di utilizzarlo diluito con dell'acqua che almeno non necessita neanche di risciacquo. Ho notato che pulisce davvero molto bene le piastrelle, togliendo parecchie incrostazioni. Io poi avendolo fatto al terrazzo esterno, mi sono accorta che comunque è riuscita a togliere diverse sporcizie dovute agli agenti, diciamo, atmosferici, un po' di residui di calcare, cose così. Quindi io oggi voglio lavare tutto intorno casa. Vi faccio vedere con questo detergente come viene ben il pavimento ben pulito e anche ravvivato. E naturalmente, per chi è interessato, vi aggiungo il link nel box informazioni. Non costa tantissimo, diciamo, è a un prezzo accessibile, pertanto lo trovate nell'info box. Nel frattempo sto monitorando la mia cuccioletta. Ciao amore mio, come stai, patata? Come ti senti, amore? Stai bene? Di un po', ho fatto il vaccino, mi hanno fatto 2 mega punture, vero mammi? Cucciola, amore di mamma, con queste guanciotte bellissime. Oggi, ragazze, l'ho vestita col completino che gli ha fatto la nonna, mia mamma, tutta in rosa, la tengo tutta bella coperta, vero Valeria? Saluta tutti gli zii e ziette. Mami, ciao, ciao, saluta tutti, ciao, sta vedendo la... nella fotocamera sta vedendo la cucciola. Allora, ragazze, mentre i miei genitori mi guardano Valeria, io sono scesa di sotto. Adesso carico il secchio di acqua, quindi metto circa 5 litri, perché andiamo a fare il trattamento al pavimento. Io utilizzo questo, sarebbe il rotomop. Io questo lo utilizzo solo per i pavimenti esterni. Metto circa mezzo bicchiere di questo prodotto. Io vado un po' a occhio, ragazze, perché mi sono dimenticata di portare giù il bicchiere. Comunque, a occhio, eccolo, ci siamo. Ragazze, che anche la profumazione è ottima, veramente buona. Quindi adesso andiamo intorno casa a pulire i pavimenti. Considerate che io li ho già spazzati. Allora, voglio partire qui dall'entrata di casa. Vedere quanto sporco c'è sul pavimento. Vedete, queste sono tutte zampette di achio, un po' di pedate varie. Guardate, vedete anche di qua com'è sporco. Ragazzi, ho fatto il primo pezzo, vi devo dire che comunque
mi piace tantissimo perché io quando vado a passare il mocio vedo proprio che tutte le pedate, lo sporco incrostato, magari perché vedete che qui stiamo facendo ancora i lavori, c'è il mucchio di terra perché mio marito sta passando dei tubi, no? Che l'idraulico sta facendo dei lavori per l'allaccio del pozzo. Qui magari mi va un po' di terra quando tira vento, oppure ecco che passa Ghio, vedete Ghio? Passa Ghio e mi lascia tutte le pedate. Io passo il mocio e si toglie con un attimo, cioè quindi pulisce proprio bene, a differenza di tanti detergenti questo è proprio ottimo. Inoltre vedrete adesso che si asciuga il pavimento, quando si asciuga il pavimento vedete che riacquista un certo vigore, quindi vi dà pure soddisfazione utilizzare questo prodotto perché appunto aiuta pure a proteggere le piastrelle. Vedete qui al lato camera come la piastrella è bella lucida, cioè qui si è asciugato perfettamente, guardate, siamo un pochino esposti al sole perché adesso sta tramontando. A questo punto ragazze concludo il video, sono scesa al bagno di sotto perché adesso devo fare dei lavaggi a mano sia di cose mie intime ma anche di maglioncini di Valeria. E poi devo ritirare i panni dallo stendino, insomma devo fare delle cose prima che i miei tornino a casa loro, perché adesso stanno vedendomi Valeria, che tra l'altro ragazzi gli è venuta qualche lineetta di febbre, la stiamo monitorando e speriamo che non salga di più perché diciamo che è febbretta, però insomma oggi giornata un po' così, un po' ansiolitica e vabbè, comunque passerà anche questa step by step. Niente, io a questo punto ragazzi spero che anche oggi vi abbia tenuto compagnia e vi abbia motivate nelle pulizie di casa, ma soprattutto vi abbia anche consigliato un prodottino, insomma io ritengo davvero valido, e se lo volete provare sia per i pavimenti interni che per esterni secondo me rimarrete molto molto soddisfatte. Se volete fare proprio un trattamento un pochino più diciamo profondo ai pavimenti proteggendoli anche, perciò io vi ringrazio come sempre dei commenti, dell'affetto, avete visto che piano piano rispondo a tutti, ascolto anche le vostre richieste, quindi piano piano vi mostrerò tutto quello che mi chiedete. Questo è stato un video un po' diverso perché adesso ho intenzione comunque di includere anche altre argomentazioni oltre a quelle delle pulizie perché me le richiedete, quindi io voglio accontentare un po' tutti e vi mando un bacione enorme, ci vediamo molto presto con un nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like per sostenermi. Chi mi vuole seguire anche su Instagram, perché so che tanti di voi mi seguono ma altri ancora no, mi trovate sempre come Federica Sweet 02. Un bacione.